nostri follower, perché ci segui, dici come ti chiami, quanti anni hai e di dove sei. Allora, mi chiamo Nicole Chant, sono di Reggio Emilia, ho 25 anni, sono praticamente amante del mondo nails, del mondo estetico da ormai 10 anni, se sì, più o meno, circa. Un po' di più degli ultimi 5 anni, ma da 10 anni che cerco di entrarci, Ma ecco. di base, quindi sei già estetista, hai fatto la scuola Allora, oppure... io ho lavorato 2 anni in un centro estetico e adesso sto facendo la scuola di estetica. Ecco, e tu comunque però già lavoravi sempre appunto con le unghie, già con la manicure, eccetera. È già un lavoro che comunque fai abitualmente, tra virgolette. E per quanto riguarda invece il corso di pedicure, come mai avevi deciso di cominciare a fare anche questo? Ma diciamo che ho sempre avuto un indirizzo a fare la pedicure molto così, senza mai avere un'indicazione specifica, senza mai sapere varie patologie del piede che a volte comunque ci capita di vedere cose particolari e penso che una professionista debba sapere cosa consigliare o cosa dire. E anche se sia mandare dal podologo, almeno sapere di cosa si tratta questa cosa qua. Giusto per Quindi, essere orientati, ecco. esatto, giusto per capire, perché poi molte volte quando anche alle persone dici guarda, io penso sia questo, non ne sono sicura al 100%, ma c'è una probabilità che sia questo, vai a fare una visita e poi ci risentiamo. Già una frase così invoglia comunque la persona che hai davanti a dire cavolo, allora vuol dire che questa ragazza ne sa. Sì. E invece di continuare a lavorarci sopra, fregandosene. E senza neanche dire potrebbe essere qualcosa o meno, perché poi prima o poi io penso che i problemi vengono a galla, quindi Esatto. dopo una persona può pensare: ah, non mi ha detto niente, vuol dire che non sapeva le cose. E quindi ho deciso di, era da un annetto più o meno che ti seguivo, forse un po' meno. Ho fatto con te il corso Cuticole Perfette, mi è piaciuto tantissimo. Calcola che prima di fare quel corso con te, sono stata a un corso di 3 giorni, in realtà 2 corsi, uno di 3 giorni e l'altro di 4 giorni. E sempre sulla manicure, eccetera, a settembre. Per quanto riguarda l'alzare le cuticole, sì, più o meno era similare la cosa, ma continuavo a ferire la gente alzandogli le cuticole con la fiamma. Quando ho fatto poi il corso con te, perché ho detto de devo approfondire ancora di più perché probabilmente non ho capito bene. Quando poi ho fatto il corso con te, da lì in poi è cambiato da così a così la cosa, nonostante fosse online e io avessi fatto un Fosse una altro cosa corso. di 3 giorni, anche un 2 orette, insomma, di lezione, nemmeno, ecco. Sì, ed è strano perché io sono sempre stata restia sui corsi online appunto per quel motivo lì, e invece ho fatto un corso praticamente di 7 giorni in cui comunque ho capicchiato ma non sono riuscita a fare concretamente, ho fatto un corso di 6 ore poi fondamentalmente online e da quel momento in poi mi si è aperto l'universo, quindi... No, bene, invece per quanto riguarda questo di pedicure, come ti sei trovata? È stato il primissimo corso che è uscito, quindi ancora in fase di Di sperimentazione, ancora in elaborazione. fase di elaborazione, sì, quindi ci stiamo ancora lavorando. Come invece ti sei trovata con questo? Ma un'altra domanda ancora, avevi già fatto altri corsi di pedicure o è stato proprio il Mai. primo? È stato il primo in assoluto, cioè mi avevano insegnato dove lavoravo dall'estetista, mi avevano fatto vedere, mi avevano insegnicchiato, diciamo. Però non mi hanno mai insegnato realmente benissimo le cose. Poi io comunque sono sempre stata autodidatta da quando sono partita. E quindi bene o male ho sempre raccolto qua e là qualche informazione, qualche video e ho sempre fatto, provato. Quindi bene o male la pedicura, sia estetica che curativa, io già la facevo. Diciamo che
Mi mancavano intanto tutta la base teorica, che per me è importantissima, quindi quella, io principalmente il corso l'ho cominciato a fare principalmente per la base teorica che mi mancava e oltretutto per alcuni piccoli pezzi di cui avevo qualche dubbio. Come... Tipo la fresa, tipo il... No, più che altro perché comunque i cappucci abrasivi e il disco già li usavo. Più che altro per quanto riguarda la punta per l'occhio di pernice, come usarla, perché io la vedevo con i dentini e dicevo, mio Dio, questa buca la gente. Paurissima. E poi tante altre piccole cosine che per me mancavano, soprattutto anche lì il fatto che la pedicura, comunque la rimozione delle cuticole, per quanto riguarda le mani e i piedi, sono completamente due mondi opposti, perché mentre nelle mani ci vai un pelino un po' più decisa, nel piede è molto più complicato perché è comunque un po' più sensibile, è sempre nella scarpa, quindi è umido, quindi devi cercare di trovare dei modi in modo tale da non ferire. Insomma, mi serviva comunque per prendere un po' di tecnica anche in quel modo lì. Per quanto riguarda le lezioni, eccetera, per te è stato tutto comprensibile oppure c'è qualcosa che... Guarda, io rispetto alle mie colleghe nel gruppo che non hanno capito molte cose, io sinceramente ho capito tutto, anche se si trattava di un video di 2 o 3 minuti per quanto riguarda dei piccoli pezzi, cioè a me è bastato quei 2 o 3 minuti, perché alla fine fondamentalmente sì, è vero che calli, duroni, occhi di pernice sono tutti diversi nei piedi, però la tecnica è quella fondamentalmente, quindi puoi stare un po' più tempo, puoi stare meno tempo, però bene o male la tecnica è quella lì, quindi per me è stato tutto chiaro, lineare e bene o male adesso lavoro molto bene, No, è stato tutto chiarissimo. tra l'altro anche i lavori che hai consegnato sono molto belli, precisi, anche e soprattutto quando hai fatto la levigatura della pianta del piede, è proprio veramente super, super, super pulita. Quindi, insomma, al di là della pulizia delle cuticole, della pulizia dei balli, che quella tra l'altro è difficilissima, nel senso da non dare per scontato perché... Non sono mani, è diverso. Esatto, il calletto interdigitale all'interno del vallo, all'interno di quello, quindi effettivamente non è proprio semplice. Quindi veramente intanto complimenti quindi per il Grazie. compito, per tutto. C'è qualcosa che invece all'interno del corso potresti consigliarmi di aggiungere, di cambiare, oltre alle alcune cose che sono state richieste, che io secondo te potrei cambiare o non so, anche all'interno della spiegazione per poter migliorare il corso. Ma guarda, premetto che io non ci capisco niente di aggiungere, rimuovere, cioè di impostazione corsi, cioè proprio zero meno. E nonostante io voglia diventare master e voglia insegnare, non ne capisco niente. Ma pensandoci a modo, non penso che tu debba aggiungere o rimuovere niente. Sì, forse mi riprendo appunto al discorso delle mie colleghe di aggiungere qualche piedino in più, qualcosa di un po' più difficile, perché poi, bene o male, tutti gli esempi che sono stati dati erano piedini molto semplici. Quindi forse sì, aggiungere una parte di pratica facile, una parte di pratica complicata, ecco, quello forse sì. Ok, bene, no, veramente ti ringrazio tantissimo per questa intervista perché mi serve innanzitutto a me per migliorare, per cambiare le cose, per capire anch'io, soprattutto per quanto riguarda il primissimo corso, come poterlo strutturare e soprattutto anche perché potrà essere utile poi per chi vorrà partecipare al corso. E niente, io veramente ti faccio i complimenti di nuovo per i tuoi compiti perché sono stati molto Grazie. belli Sì, e... no, complimenti anch'io perché penso che sia stato un bel corso e sinceramente a parere mio non è neanche costato come doveva costare, perché per me doveva costare molto di più per il corso in sé che era.
perché è un corso comunque lungo. Io me lo sono mangiato in 2 settimane, cioè no, in 3 settimane e mezzo circa, divorato. Ma io sono un caso a parte perché io la domenica e la notte sono focalizzata, quindi sono un caso proprio a parte. Però complimenti per il corso in sé, molto bello e molto aiuta. Sono veramente contentissima, veramente, che ti sia piaciuto e tutto, e sicuramente se ne avrai l'occasione, proprio per questa cosa che avevi dubbi nella manicure, è vero, la maratona è stata una cosa molto bella, il corso Manicure Master ancora di più. Quindi se ne avrai l'occasione, se ti capiterà e magari avrai qualche dubbio sulla manicure, ti consiglio di fare quel corso perché rispetto anche a questo di pedicure è veramente tanto tanto specifico e non solo per quanto riguarda le punte, le cose, ma proprio in generale, dalla limatura, dagli strumenti, e ti si apre praticamente e dici: oh cavolo, ok, fino ad ora che cosa ho fatto? Quindi in realtà, insomma, questo. Quindi se ti capiterà l'occasione, insomma, fai anche quello. Io ti auguro buona giornata e ci Anche vediamo, tanto nel caso in chat o con me o con Zina o insomma tutto il resto noi comunque ci sentiamo. a te. Grazie mille. Grazie mille a te, buona giornata. Ciao. Ciao ciao ciao.